cosa ne hai pensato? Ti è piaciuta? Mi ha sorpreso molto. Mi hanno piaciuto molto anche i tessuti, le scarpe. Credo che ha una bellissima collezione. Tu hai indossato delle creazioni di cavalli, come mai hai scelto proprio cavalli? È un marchio che in qualche modo ti piace, ti rispecchia? Allora, credo che cavalli è un simbolo della femminilità, no? Della donna, e in qualche modo volevo anche portare quella parte di me sul palco di Sanremo, e comunque sono abiti con i quali mi sento molto a mio agio, appunto perché rialzano molto la femminilità della donna, però in un modo elegante. Come ti sei sentita su un palco così importante? Molto bene, ti devo dire che ormai mi manca. È un palco molto emozionante, molto forte, però magico, sicuramente è difficile descriverlo, e anche se me l'avevano detto, fino a che non sono stata lì non ho capito veramente, c'è un'energia molto forte, comunque abbiamo lavorato molto bene, io personalmente mi sono anche divertita tanto, quindi un'esperienza molto positiva. Io mi sono solo divertita, infatti quando ho scelto di fare Sanremo dentro di me ho deciso di non soffrire, di fare una scelta anche dove potessi godere al 100%, sicuramente ero anche un po' inconsapevole, quindi questo mi ha aiutato a viverla in un modo più rilassato. Io l'ho goduta tanto, ho vissuto ogni emozione moltiplicata al massimo, non ho avuto nessun momento di... Certo, i nervi ci stanno, però sono nervi belli, positivi, che comunque ogni volta che sei su un palco importante ce l'hai. Chi avresti voluto far vincere? Qual era la tua canzone preferita? Guarda, io credo che la vittoria del volo è stata una vittoria giustissima, sono anche ragazzi con una grandissima grinta, a parte di una voce e un talento enorme, avevano una canzone molto bella, c'erano tanti cantanti che mi piacevano, senza dubbio, pure ti direi che Malika Ayane credo che aveva una canzone molto molto forte, però credo che la vittoria del volo è stata giusta. Senti, si è parlato anche successivamente polemiche su sfide tra la Valletta Bionda e la Valletta Nera, sono reali queste polemiche oppure no? Allora, io da dentro ti dico di no, per quanto io, per come l'ho vissuta io, si è creato un ambiente di gruppo, tre donne diverse ma tre donne unite con un obiettivo comune che era appunto riuscire a fare un lavoro fatto bene, comunque ci siamo aiutati anche nelle difficoltà. Io ho un bellissimo rapporto con tutte e due, tra l'altro questa croce che porto me l'ha regalata Risa. Io mi sono portata delle belle persone nel cuore dopo il festival. Ti progetti futuri per quanto riguarda la tua carriera? Allora, per adesso ci sono diverse proposte, devo un attimo riposarmi, devo anche valorare bene che cosa voglio fare. Sicuramente c'ho voglia di continuare in Italia, c'ho voglia di continuare a crescere e c'ho anche voglia di sfide, quindi qualunque sfida per me sarà ben arrivata. Adesso voglio anche scegliere il progetto giusto.